Luca Balzania, l'ex di questa partita. Luca, ci eravamo sentiti, ci eravamo visti in settimana proprio al Poggio degli Ulivi per parlare di questa partita. Si sperava, si sognava un risultato positivo che non è arrivato, è arrivata una buona prova. Però chiedo anche a te quello che ho chiesto qualche istante fa al tuo compagno di squadra Filippo Falco: perché questa squadra non riesce più a segnare? Sicuramente ora anche gli episodi non sono a nostro favore, perché se invece di dare rigore a loro l'avessero dato a noi qualche minuto prima, forse la partita sarebbe andata in modo diverso e saremmo qui a parlare di altro. Si vede che ora anche gli arbitri ci fischiano contro, sbagliano anche loro, però sono situazioni evidenti che compromettono una partita e questo influenza molto. Poi sicuramente anche noi commettiamo i nostri errori e dobbiamo continuare a cercare di migliorare e soprattutto colmare quelli lì. Non è facile in questo momento, visto che ci sta andando anche un po' tutto storto, oltre anche la sfortuna un po' dalla nostra parte, e quindi dobbiamo cercare di uscirne il più presto possibile da questo periodo buio. Anche tu sei stato sfortunato protagonista nel primo tempo di un'occasione dalle parti di Alfonso. Sì, io penso che prima c'era un rigore su di me, perché comunque sia mi ha tirato giù e io ero, non dico che potevo far gol, però andavo a colpire la palla sicuramente. E poi anche un'altra occasione in cui è a dubbio, perché io ho sentito comunque come uno sgambetto e poi non sono riuscito a colpire la palla, e quindi ripeto, spero che a fine partita anche gli arbitri si riguardino la partita e vedano dove hanno sbagliato, perché non sempre possono rubarci i punti a noi, come era successo anche a Chiavari. Come si spiega questo periodo un po' così della squadra, Luca? Squadra che oggi ha giocato, ha tirato in porta, che però manca in concretezza, forse anche un po' in tranquillità, perché quando non arrivano i risultati evidentemente c'è anche un po' di nervosismo, c'è la foga di voler fare, e poi si sbagliano anche delle cose piuttosto semplici in campo, come è accaduto per esempio a Gravione in occasione del secondo gol di Kwame. Sì, sicuramente non siamo tranquilli, perché i risultati non sono dalla nostra parte e quindi non è facile anche questo. Poi siamo molto giovani e quindi dobbiamo cercare di migliorare e darci una mano tutti insieme.